a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento con la nostra rubrica di lettura. Rimanendo sulla rotta delle sirene, di cui abbiamo già parlato la puntata precedente, oggi vi raccontiamo la nostra esperienza di lettura di Voce del mare di Natasha Bowen. Si tratta di una giovane scrittrice britannica di origini nigeriane che ha pensato di scrivere questo libro, che come potete vedere anche dall'allestimento si annuncia come un libro ambientato in Africa, ha deciso di scrivere questo libro proprio per far conoscere ai tanti che ancora non le conoscono, compresi noi, tante delle tradizioni del folklore dell'Africa occidentale. Voce del mare è un romanzo ambientato nel XV secolo, nel periodo in cui i portoghesi iniziano la loro tratta degli schiavi dall'Africa occidentale per l'appunto. Non si tratta di un romanzo storico, ma un romanzo che prende spunto da un avvenimento storico drammatico, anzi diremmo tragico. Voce del mare è la storia di Simidele, una sirena che è stata trasformata da umana a questa sua nuova dimensione, che non riesce a lasciarsi alle spalle il suo passato di essere umano. Il suo compito, così come quello delle sue sorelle, è quello di salvare gli schiavi che vengono gettati fuori bordo perché ammalati o morti. La regola è che nessun vivo deve essere salvato, ma Simidele, che si tuffa nei pressi di questo vascello da cui viene scaricato un corpo, non si accorge che il corpo è ancora vivo. Pensa che il giovane che è caduto dalla nave sia morto e quindi la sua premura sarà quella di cercare di salvare la sua anima. Ma si accorge che il giovane è vivo, tuttavia decide di salvarlo. Questa sua decisione avrà delle conseguenze per lei, per le sue sorelle sirene e per Yemoya, che è una creatura, una divinità della tribù degli Yoruba, che si occupa per l'appunto del mare, è la divinità dell'acqua, dei fiumi, degli oceani. Il mondo delle sirene rischia di andare in frantumi. Proprio per un suo errore. Quindi lei dovrà cercare di rimediare a questo errore andando alla ricerca di due anelli magici, anche questo diciamo è un libro fantasy, due anelli magici dal grande potere che sono stati rubati da uno degli Orisha più potenti dell'Africa. Gli Orisha sono degli spiriti molto potenti che attraverso Voce del Mare l'autrice ci fa conoscere. Il viaggio insieme a questo giovane salvato che si chiama Adecola, che poi lei amorevolmente chiamerà Cola, è pieno di insidie, è pieno di pericoli e Simidele dovrà dimostrare di essere davvero brava, innanzitutto a tenere a bada i suoi sentimenti e a cercare di salvare tutto il suo mondo, tutto il mondo delle profondità e delle sirene. Ovviamente non vi raccontiamo l'epilogo, vi consigliamo di leggerlo perché è stata una bella esperienza, perché partendo da un dato storico l'autrice ci ha fatto conoscere il mondo dell'Africa, diciamo le tradizioni africane, il folklore africano e ci ha dato anche la possibilità di trascorrere un piacevole periodo di lettura insieme a lei, insieme alla protagonista Simidele. Allora, di Voce del Mare, ho pensato di leggere questo passo. Un corpo, pelle nera che luccica mentre fende gli strati del mare. Un ragazzo. Un uomo. No, una via di mezzo. Allungo la mano nello stesso momento in cui lui va a fondo, nell'acqua. La nave si sta già allontanando a tutta velocità, il carico gettato ben al di sotto delle onde. Catene nere pendono dalla pelle insanguinata, trascinandolo sempre di più negli abissi. Le bolle continuano a scoppiare e risalire. Nuoto verso l'alto mentre lui viene inghiottito dal mare. Il mio sguardo fisso sulle pallide piante dei suoi piedi e poi sulle sue dita distese. Ogni linea del suo corpo emana sofferenza e io la sento fin dentro al cuore.
La ignoro e mi concentro su di lui, sull'onorare la sua vita. Con delicatezza gli cullo il piede, tirandolo a me. Le catene mi colpiscono il fianco quando avvolgo le braccia intorno ai muscoli del suo addome. La sua pelle è calda nell'acqua fredda e il suo sangue colora di rosa il mare. Quindi, se volete leggerlo, Voce del mare di Natasha Bowen, edito da Mondadori 2022. Ciao, buona lettura!